Siamo qui alla quinta edizione della Festa della Trebbiatura a Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Una tradizione vincente, anche stasera c'è il pienone di persone che vengono un po' da tutto il mondo, che fanno parte dell'entourage, nativi della zona e poi emigrati, come si suol dire, a far fortuna all'estero. E questa festa porta davvero tanta gioia, fortuna, speriamo, al buon grano di questa zona, che va assolutamente valorizzato. E siamo qui appunto con Salvatore Imbriano, che è uno degli organizzatori di questa grande manifestazione, curata nei minimi dettagli. La passione che mettono nella realizzazione e soprattutto nella manutenzione di questi mezzi agricoli, che qualcuno ha più di 100 anni. Sì, è vero. Sì, abbiamo una serie di mezzi agricoli storici che hanno fatto la storia dell'agricoltura italiana, che noi li abbiamo ristrutturati in tutte e per tutte, le facciamo vedere la gente in piena funzione, cioè con tutti i meccanismi in ordine. E questa è una festa nata quasi per caso, ma adesso ha raggiunto un livello che non ci aspettavamo. E grazie a tutta la gente che è venuta, che ci incoraggia ad andare avanti volta per volta. Speriamo che l'anno prossimo faremo una festa ancora più grande e che la gente ci possa venire a trovare e troverà sicuramente qualche novità. Ecco. Qualcuno che non è riuscito a venire magari può visionare il tutto su www.magicitalia.tv, ecco, sarà disponibile online un report della manifestazione abbastanza ampio, e già per la trascorsa edizione, quella lì della mieditura, e andando ad analizzare, e vediamo tantissime persone che hanno visto il filmato dalla Germania, Svizzera e soprattutto America e Argentina. Quindi è una manifestazione che con il passaparola oltre i confini nazionali. Abbiamo tantissime persone che vengono dall'estero proprio per questa festa, per rivivere un poco le tradizioni e il loro attaccamento alle terre, alla terra che hanno lasciato, per ricordarsi di quello che c'era qua prima che avevano partito. Sì. Questa è una festa che vuole essere un punto di incontro tra due generazioni, tra la nostra, che è una generazione che va verso il futuro, e quella di ieri, che è lontano poco tempo, quindi speriamo di poter far rivivere queste emozioni a tutti, agli anziani, ai giovani, ai bambini. Anche il papà di Salvatore. No, non è il papà. Ma io sbaglio tutto. No, sbaglio parecchio. Meno male che non ho bevuto. No. Però vi assomigliate, dai. A chi? Assomigliamo. Salvatore, sì, siamo nella stessa banda, siamo nella stessa associazione, quindi ci interessiamo con piacere, si fanno i sacrifici e speriamo di allargare questo giro con gli altri associazioni. Noi ce la mettiamo di tutto, speriamo di fare il nostro meglio. Per poter fare meglio ci occorre la buona volontà, non tanto dei vecchi ma dei giovani. Grazie, sì. Alla prossima volta. Sì. È proprio quello che ci auguriamo, perché oggi i giovani sono distratti da tante cose e dimenticano i veri valori della nostra società, della nostra vita, della nostra cultura, le loro radici. E che dire, vi aspettiamo qui per il prossimo anno e non sapete quello che vi siete persi.
perché qui si mangia benissimo, si beve benissimo e ci sono delle orchestrine che vi fanno divertire un mondo. Si mangia molto bene, abbiamo dei nostri prodotti, abbiamo del nostro personale qualificato e abbiamo dei buoni risultati. Va bene, allora ci rivediamo tutti alla sesta edizione della festa della Tiepolo. 12 agosto 2018. 10, 11 e 12 agosto 2018. Già sappiamo tutto, non potete mancare, ok? We're gonna make it.